l'eccesso di ripetizione e l'eccesso di invadenza e l'eccesso di eccesso. Ora, siccome i primi due sono le cause e il terzo l'effetto, noi gradiremmo tenere il discorso chiuso sulle due cause principali e non su una generica eccessività che non vuol dire niente. Va bene. E dunque, come vedete, già un terzo. Parliamo della ripetizione. Accusare la pubblicità e il sistema della comunicazione di eccesso di ripetizione è come accusare un bambino che ogni sera vuole sentirsi dire la solita fiaba, e vuole esattamente quella, non vuole che la voce rossa sia verde. Perché la Nielsen dice che nella nostra mente ci sono 3.000 marche. Ed è stato molto faticoso per ogni marca arrivare a prendere possesso della nostra mente. Voi sapete che la differenza tra un prodotto e l'altro passa attraverso un valore, una marca che questa porta nel mercato. Ora, la pubblicità 100 anni fa ha preso dall'arte gli artisti, ha preso il Toulouse-Lautrec che all'inizio del secolo, del 10, del 20, prendeva i futuristi ed è vero e così via. Dunque non ha inventato niente. Poi negli anni 30 e 40 ha preso dalla radio le voci, poi negli anni 50 ha iniziato col cinema, gli attori, i registi e le macchine da presa, non ha inventato niente. E fino a questi giorni in cui è vero, c'è un eccesso di telecentricità in ogni cosa che facciamo, e dunque ha inventato solo una cosa, la ripetizione. E dunque voi potete vedere che è molto difficile criticare la pubblicità perché è ripetitiva. È giusto notare che ogni tanto ci sono degli eccessi di ripetizione, ma noi vediamo che la stessa campagna arriva in modo sovraesposto a qualcuno e sovraesposto a qualcun altro, e dunque la media stabilisce quello che è giusto ripetere.